Che stai facendo di preciso? Sto hackerando l'FBI. Aspetta, ferma. Iniziamo dall'inizio. Questo video è in collaborazione con NordVPN. Cosa pensa un vero hacker quando vede scene di hacking nei film? Il cappuccio possiamo tenere. Loro sono Michele e Carlo. Lavorano nell'informatica da circa 15 anni. Hanno iniziato il loro percorso nel mondo dell'hacking ed oggi si occupano di cyber security, aiutando grandi aziende a proteggere i propri sistemi e facendo da consulenti tecnici forensi in indagini penali. Jens suggerisce che i congegni rilevati nelle foto siano di fatto esperimenti per realizzare copie azionate dall'uomo dell'armatura del signor Stark. Aspetta, fammi un po' vedere. C'è qualcosa. Accidenti, sono bravo. Sto comandando i vostri schermi. Mi serve. Tony. No, è per avere un po' di trasparenza. Abbiamo visto lui che lancia i video. Come se lui fosse entrato, avesse fatto l'accesso nel sistema dello schermo. Mediante il cellulare si connette a questi dispositivi dove vengono proiettati i video. È fattibile questa cosa? Entri in tribunale e fai una cosa del genere così su due piedi, non penso. È una cazzata, dai. Messa così è una cazzata. Poi se la vogliamo raffinare, dicendo, cioè, dallo zucchero grezzo, possiamo fare quello che vogliamo. Quello è un altro discorso. Quindi voto? Ma direi che è divertente, dai. Gli do un 3, dai. È fantascienza questo. Questo è fantascienza. Mi darei soltanto dei nomi? Anche molto più che nomi. Vedrò di fornire a te e a quei gentiluomini del Secret Service una lista di tutte le minacce al presidente, dal 3 febbraio a oggi. Ecco. Reperto A. Justin Pinsky, da Oakland, ha postato questo su un forum. La Romania ha una gloriosa storia di esecuzioni dei suoi leader. Non può farci un favore eliminare Bush? È realistico che il governo degli Stati Uniti possa spiare tutti i nostri messaggi sui social? Non lo puoi sapere. No, allora, questo, quello è il punto. Questo, sì. Non lo puoi sapere davvero. Nel senso, una volta che poi... quando tu fai qualcosa, no? E usi un servizio fuori, poi tu non sai cosa succede nel servizio fuori. Quindi non è effettivamente... Cioè, non puoi escluderlo effettivamente. E credo addirittura da qualche parte ci sia un'intera copia di tutta l'internet. Cioè, questo sistema c'era. Cioè, sistema di raccolta dati. Sta parlando di sistema di raccolta dati. Cioè, raccoglie dati, ci sono dei programmi automatici che raccolgono dati sull'internet. Fanno scansioni, raccolgono dati. E qui lui cerca delle parole chiave e gli dà dei risultati. Cioè, in realtà, in fondo, è quello che fa Google, in realtà. Ora, qui questi sistemi lo fanno a livello molto più approfondito, però... Quindi incluse telefonate e via dicendo, no? Quindi sì, questa cosa è realistica, potrebbero averlo i governi, secondo me ce l'hanno tutti. In Cina poi soprattutto, anche in America penso. In Cina c'è il grande firewall cinese, praticamente tutte le connessioni di ingresso e uscita dalla Cina sono filtrate. Sì, e anche analizzate. E analizzate, esatto. Punto, e questo com'è possibile? Ricerca con parole chiave. Attaccare, eliminare, Bush. Devi pensarla come una ricerca su Google, ma invece di cercare social, che noi vediamo anche tutto il resto. Quindi email, chat, sms, tutto. Sì, ma di quali persone? Tutto il reale, bianco e nero. Io vorrei fare una precisazione, no? Però Google specifica nel contratto, per esempio, che vi guarderà dentro la posta, eh? Cioè, c'è scritto che raccoglie dati dentro le cose vostre personali, eh? Quindi voi caricate le vostre foto, lui guarderà le vostre foto. Voi inviate le mail, lui guarderà cosa c'è dentro le mail, quali sono gli allegati e cosa contenga gli allegati. Quindi controllerà tutto, saprà tutto di quella cosa lì. Ma esistono leggi che oggi tutelano il cittadino a livello di privacy? Allora, esistono, però anche in questo contesto qui era fuori dalla legge. Voto scena? Ma questa per me è realistica, io gli posso dare anche 10. Cioè, fare 9. Sì, no, scusami, 9. Diciamo no, 10. Vabbè, 9. Allora, guardando il computer di Silva, mi sembra che abbia fatto una serie di cose leggermente insolite. Vediamo. Così. Praticamente lui sta cercando di decifrare questi dati che comunque ci sono su questo dispositivo. Protetti e collega questo dispositivo così senza nessun tipo di protezione altro direttamente alla rete. Se su questo cavo di rete esce su internet, la valigetta chiama fuori, chiama la base del cattivo, il cattivo ha l'accesso alla valigetta, dalla valigetta praticamente accede a tutta la sottorete di questo cavo. Quindi è tipo l'errore più grande che potesse fare?
Sì, è abbastanza, cioè nel senso è un errore abbastanza grosso, anche perché comunque lì non si tratta di un contesto, diciamo, casalingo, comunque aziendale, comunque è un'agenzia governativa, quindi comunque hanno protocolli di sicurezza abbastanza elevati. Sembra un codice offuscato per nascondere il suo vero scopo, protezione attraverso confusione. Questi film, quando fanno queste scene, mettono sempre grafica a caso. A caso, sì, eccezionale, la grafica della PS5, per dire, no? E oltre a metterci la grafica strana, ci mettono sempre terminali, cioè 5, 10, là erano una ventina di finestre, con sopra cose a casaccio. Uso un engine polimorfo per mutare il codice. Quando provo ad avere l'accesso, cambia. È come risolvere un cubo di Rubik che si ripete. Questa cosa che ha appena detto, ha senso? Sono termini buttati, cioè singolarmente sì, però sono termini messi lì. Cioè nel contesto non ha senso. Esatto. Nel contesto non ha senso. Quello che vedi adesso sembra asci. Quella è esadecimale. Esadecimale. Esadecimale, poi lì c'è roba. Cos'è un engine polimorfo? Scusatemi. Un engine polimorfo è. Ma questo si rientra nella parte dei malware. Fondamentalmente è un programma che modifica se stesso. Gli antivirus si basavano sulle firme, cioè fondamentalmente riconoscevano pezzi di programma e dicevano ok, questo è un virus. Questa cosa serviva a evitare questa rilevazione, perché cambiando proprio il codice, il programma faceva sempre la stessa cosa, però era diverso. Voi avete mai scritto un virus polimorfo? No, quello lo fanno i virus writer. Ingrandisci il codice. Non è cosa decimale, perché no. La cosa c'era, cioè, appunto cioè quella lì dovrebbe essere l'esadecimale. L'esadecimale va da 0 a F, 0,9, poi da A a F, mentre lì ci sono caratteri in più, quindi non è neanche esadecimale, è cose. Usala come chiave. Per me questa è tutta grafica, cioè me. Una? Una cazzata. Cioè no, parliamoci chiaro, dai, ora non è che sono così, vuoi andare a vedere i servizi segreti che sono così, cioè non sono così, cioè non hanno questa cosa, schermo con tutte le cose, c'è il tizio che... Il tizio al centro, no, tutti no. Guardano. Che succede? Perché si aprono i pannelli? Perché? Ma capannelli di cosa? Oh no. Qualcuno mi sa dire com'è entrato nel nostro sistema? Dicevamo prima. Che sai, poi pannelli sono entrati, cioè. Sì. Fondamentalmente sto computer è fatto da cavallo di Troia. Cioè? Cavallo di Troia, cioè praticamente loro sono portati in casa, qualcosa. Un qualcosa, hanno detto ah bello, poi praticamente si è rilevato un'arma a doppio taglio, quindi fondamentalmente questo sono portato in una valigetta, ci hanno giocato e poi hanno aperto le porte all'inferno, detto un po' le parole, è successo così. Quella password com'era, sicura? No, in realtà no. Se io volessi costruirmi una password sicura? Vabbè, alfanumerica, maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali. Poi, non sì. Parole esistenti. No, parole esistenti no, assolutamente. Oppure usi una passphrase. Cioè, invece di una parola, usi una frase. Però ecco, non mettere Mario 51, Mario 1990. Esatto. Voto scena? No, per me questo... Quanto gli diamo? Due? No, non mi garba neanche il film, sinceramente. Tre, dai, non si sceglie. Cioè, inutile dare due, tanto siamo sempre sull'insufficienza. Io sono cattivo, io due. Vabbè, dagli due, che te devo dire? Che stai facendo, di preciso? Sto hackerando l'FBI. Primo hackeraggio, la biblioteca locale. Un server FTP vulnerabile in un sistema S400 che uso per impadronirmi degli smartphone dell'FBI. La biblioteca era un test... Aspetta, ferma. Iniziamo dall'inizio. Aspetta, qui sta usando quella, esatto, parte, quello che trovi dentro Kali, i Metasploit, sì, quello per lanciare gli exploit. Che cos'è un exploit? Cioè un qualcosa che sfrutta una vulnerabilità per avere l'accesso di amministratore, detto in poche parole. In Kali trovi questa suite dove puoi testare la sicurezza dei target, appunto con Metasploit, che ti permette di lanciare questi attacchi verso sistemi. Inoltre devi avere anche l'exploit, perché non gli exploit zero day, cioè praticamente gli exploit quelli che non sono fissati e quelli che nessuno, insomma, che non li conoscono, e siamo a zero day, quindi vengono venduti a caro prezzo online. Si passano nel dark web, deep web, questi posti qua. Lo zero day Android che uso per impadronirmi degli smartphone dell'FBI. Ha detto, ma zero day, l'ha detto ora, va, zero day, sì. Da allora
No, secondo me qui ha l'intenzione di, mediante lo zero day, prendere il controllo del cellulare, va bene, installarci poi un Trojan sul cellulare. A quel punto lui ha il totale controllo del cellulare, anche della rete wireless, quindi dal cellulare accedere alla rete interna se è collegato un wireless questo cellulare. La rete magari è l'FBI, ha detto in poche parole. Fase 3, un reverse shell exploit a due fasi. Il pacchetto ideale. Carico il malware in un sistema di distribuzione di femtocelle, il mio ripetitore che intercetterà i dati delle reti mobili. Okay. Cosa ha appena detto? Cose. Sì, qui ha detto cose. Ha detto poi, cose. Molti film spesso quello che fanno è mettono cose effettivamente che esistono a caso, cioè tipo compongono frasi con cose prese a caso che sembrano. Anche per stordire un po' lo spettatore, sì, esatto, con cose che sembrano, oddio, che roba è. Fase finale, lanciare l'attacco. Una volta fatto, il telefono Android di ogni agente dell'FBI in quell'edificio sarà mio. Così come la rete della Evil Corp, le sue applicazioni, tutto. Quanto è complicato hackerare l'FBI? E quando si parla di strutture del genere, normalmente sono altre agenzie di altri paesi con parecchi fondi e parecchi sono ricercatori che comunque sono pagati per fare questa cosa. Chiaramente ci vuole prima un determinato tempo per raccogliere tutte le informazioni, anche capire che sistemi hanno, che sistemi non hanno, insomma ci vuole comunque un comparto raccolta informazioni e analisi. Siamo nel campo delle cyber armi. Sì, esatto, sì, fondamentalmente sì. Voto scena? Ma io direi 7. No, io gli do anche un 8-9, dai. Questa cosa è fattibile con Cali. Se lo sai fare, è fattibile, dai. Prendiamoci un po' l'ha fatta a casaccio così. Sì, un po' l'ha fatta, però, nel senso, diciamo, se lo sai fare, se c'hai spoiler 0D, lo fai, secondo me. Polo? Oh, Polo. Ma devi fare me. Sì, esatto. Grazie. Comunque, fermi un attimo. Questo è social engineering, eh? Sì. Nel senso, in ingegneria sociale. Cioè, nel senso, andata su Facebook, ha spiato il tizio, le sue abitudini, quello che gli piace, via dicendo, quindi ha confezionato un pacchetto che attrae quella persona poi a fare determinate cose, gli ha mandato l'email e magari ci sarà poi, non so, cosa si vede. Cambia. Questa è molto realistica, secondo me. E quella la tecnica. Tutto qua. Questo è finto. Sì, questo è finto. Una volta che hanno preso il controllo del computer mediante ingegneria sociale, quindi comunque fanno sì che una persona scarichi qualcosa. Ovviamente quella cosa lì deve essere un Trojan, che deve essere anche comunque invisibile agli antivirus nel caso. A quel punto cosa scatta? Scatta che magari ci installa un keylogger e spia per molto tempo quello che digita la persona sul computer. Magari può capitare che digita la password, un utente passo di dove archivia le mappe. Può essere che comunque utilizza un dispositivo per decrittare un codice, però puramente finto, cioè d'immagine. Lui è un addetto alla sicurezza, cioè questo tizio è un addetto alla sicurezza a videosorveglianza, se non mi sbaglio, e questo apre l'email così a casaccio su una macchina di lavoro. È abbastanza, fa abbastanza pensare che non sia proprio l'addetta alla sicurezza ideale. Però, Non è impossibile, appunto, perché succede un casino nelle grandi aziende. Per questo motivo. Voto scena? Ma questo è molto realistico, secondo me. Sì. Non fa vedere i passaggi come si è visto prima, però è una scena molto attuale anche, di quello che avviene. Quindi sì, per me do sempre un 9 anche. Un 8, vai, do un 8, perché è realistico. Ah, anch'io. Sono d'accordo. È un'ottima scena. Allora, grazie mille ragazzi. Grazie a voi. Ci trasformiamo in aghi. Ragazzi, questo era il video degli hacker che reagiscono a scene di hacking. Questo è tipo il video perfetto per avere come sponsor NordVPN. Ormai un po' tutti sappiamo di cosa si tratta. Ci permette di navigare su internet in modo sicuro, accedere a cataloghi di siti di streaming esteri e quindi vedere contenuti che da noi non ci stanno. Ma soprattutto adesso ha integrato una funzionalità anti-malware che vi protegge da qualunque minaccia: tracker online, pop-up, siti pericolosi, virus nei file, tutto quanto. Ora è il momento migliore per provare NordVPN perché c'è l'offerta Black
Black Friday a tempo limitato. Cliccate sul link in descrizione o andate su nordvpn.com/slimdogs per avere lo sconto speciale per chi ci segue più 4 mesi gratis sul piano biennale. Poi, se non siete soddisfatti, vi rimborseranno al 100% entro 30 giorni. Quindi andate sul link in descrizione, se no vi hackerano. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo con tutte le persone che conoscete che vogliono sapere ma sti hacker veramente so hacker. Ciao. Ti lascio il microfono. Canta una canzone. La canzone dell'hacker. Eccoci qui.